Insieme con i santi francesi, Alessandro, Mario, ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Tutto a posto? Ciao, buonasera. Sì, direi molto bene, molto bene. Insomma, come avete vissuto questo primo appuntamento, questa primissima serata? L'emozione c'era sul palco mentre stavate cantando L'amore in bocca? C'era questa emozione? La stavate vivendo? Porca miseria, sì, ce l'hanno anticipato in tutti i modi, ma poi viverla è tutta ancora un'altra cosa, ti senti proprio la terra tremare sotto i piedi, però ci siamo divertiti. Com'è che l'avete vissuto il tutto? Insomma, partendo da X Factor, Sanremo Giovani, poi la chiamata, insomma l'appuntamento con il festival, il palco dell'Ariston che vi ha visto protagonisti. Complimenti, perché eravate elegantissimi. Benissimo. Grazie. Ecco, sì, guarda. Non si è vista l'emozione mentre eravate lì ieri sera, non ci siamo resi conto di questa emozione. Poker face. Ah. Sì, quella è tutta poker face, per cercare di... In inglese si dice fake it until you make it, no? Sì? Quindi devi cercare di far finta di essere completamente a tuo agio fino a quando non ci credi per davvero. Allora, l'amore in bocca... Allora, intanto come nasce? Abbiamo capito che c'era un errore. Come è nato questo errore, scusami, mentre stavate digitando col telefonino, giusto? Esatto, sì, un annetto fa circa io stavo scrivendo una nota sul telefono e in una delle frasi di questa nota dovevo scrivere l'amaro in bocca. E un errore nel digitare ha costretto il mio correttore appunto a correggere la parola e a scrivere amore, quindi in realtà è un titolo donato appunto dal correttore del telefono. Insomma, questa storia, ecco, ma che cosa racconta esattamente? Un percorso particolare dell'amore, del vostro vissuto? Guarda, in realtà saremo sinceri nel dirti che non c'è un vero e proprio racconto. Non c'è una vera e propria storia di sottofondo sotto appunto a questo pezzo. Certo. È stata scritta prettamente per mettere in fila fra di loro tutta una serie di suggestioni, no? Che ruotano intorno poi al titolo, ma sono tante immagini l'una in fila all'altra. Insomma, un album fotografico che prende vita. Bravo, esattamente. E poi quello. Allora, intanto voi questa sera sarete i conduttori, insomma, perché presenterete Emma intanto sul palco. Ma avete fatto già delle prove per la presentazione? C'è stato, insomma, qualche prova? No, in realtà no. Non sappiamo assolutamente cosa dobbiamo fare, tra l'altro. No, sarà un salto nel vuoto, però credo estremamente divertente in veste di co-conduttori. Esatto, veramente carino. Come sarete vestiti, posso chiedere? Insomma, l'eleganza di ieri sera? Ci sarà? Beh, sì, dai, abbiamo mantenuto come fil rouge di questa esperienza l'eleganza, il monocromo, e Dolce & Gabbana devo dire che ha fatto un lavoro esemplare, e quindi saremo comunque abbastanza in linea. Invece per la serata delle cover, ragazzi, ditemi, raccontatemi, perché sono curioso, come è nato questa collaborazione con Skin? Ma allora, guarda, noi abbiamo iniziato a pensare a farci i nostri viaggi sulle cover già un mese prima di partecipare anche a Sanremo Giovani. Sì? Senza sapere se poi saremmo passati, per il semplice fatto che ci divertono le cover, ci piace prendere i pezzi, smontarli, rimontarli, vedere cosa succede. È successo che io avevo questa suggestione per Alleluia di Leonard Cohen, che è un brano che adoro, certo. Adoriamo, è comunque un capolavoro assoluto. L'ho proposto a Mario, che ha reagito in questo modo. Ho reagito dicendogli: ma sei sicuro? Allora, proprio Alleluia vuoi fare? E sei matto. Tra tutte le canzoni, no, però in realtà poi alla fine ho capito, mi ha raccontato bene cosa intendeva, come se l'immaginava. Ci sono entrato quasi subito, mi sono anche un po' fidato, perché di base è questo che facciamo l'uno dell'altro spesso quando sono in studio. E devo dire che alla fine siamo rimasti molto soddisfatti della versione, quindi abbiamo scelto prima la cover, poi ci siamo scervellati per 2 settimane, non abbiamo dormito, per capire chi potesse venire a fare questa pazzia con noi sul palco di Sanremo. E totalmente a tempo perso, in treno un giorno Ale ha detto: ma Skin, ragazzi? Subito non è stato preso neanche sul serio, perché dice Skin, no, ma doveva chiamare Skin. E poi a un certo punto ci abbiamo provato per davvero, lei ha ascoltato la cover, è rimasta entusiasta della nostra versione e ha accettato di venire con noi. Ragazzi, intanto com'è questa vostra esperienza sanremese, ma con il pubblico, con i fan, con la gente di Sanremo in questi giorni?
è sicuramente un bel vortice qua. L'abbiamo notato appena arrivati a Sanremo. È un luogo che in questi 6-7 giorni l'anno si riempie di persone, si riempie soprattutto di obiettivi, no? Di camere, di telefonini, di tante interviste. Esatto. Del ripetere sempre anche le stesse cose, sbaglio. Ma quello è il mino. Abbiamo imparato tanto tempo fa ormai a fare questo, quindi bisogna raccontarsi, bisogna raccontarlo a tutti nello stesso modo, crediamo sia giusto e corretto. Ale, perdonami, una curiosità da Cornier, ecco, a questo ovviamente grande appuntamento, questa grande visibilità nata da X Factor, ma voi siete insomma amici scolastici, giusto? Come è nata questa vostra unione? Curiosità mia. Ci siamo conosciuti, sono Mario, ci siamo conosciuti al liceo, a caso, nei corridoi, perché non frequentavamo neanche la stessa classe, eravamo nello stesso liceo. Sì. E Ale aveva già un progetto con un'altra band, che poi era la vecchia formazione di questo progetto. Ci siamo visti in studio, ci siamo conosciuti, lui ha scoperto di avere bisogno di una parte più elettronica all'interno del suo vecchio progetto, che era di base una rock band. Sì. E quindi poi da quel momento si è rimasto assieme, dopo vari cambi di formazione, eccoci qua. Ragazzi, i progetti successivi dopo Sanremo, insomma, quali saranno? Ovviamente io vi faccio i complimenti, perché L'amore in bocca è una canzone già richiesta nel nostro jukebox telematico. Stavo parlando prima, insomma, e questo mi fa piacere, anche perché rimane in testa, insomma, si fa canticchiare. Però quali sono i progetti dopo Sanremo? Beh, sicuramente dopo Sanremo ci richiuderemo in studio per chiudere l'album, finalizzarlo. Sì. E poi chiaramente dopo la pubblicazione dell'album ci saranno dei tour, uno estivo probabilmente e auspicabilmente anche uno invernale, magari nei club. Sì. E possiamo anche anticipare che ci saranno un paio di eventi invece un po' fuori dalla norma, un po' più anticonvenzionali. Non possiamo ancora dire niente. Esatto. E allora, intanto grazie per essere stato in nostra compagnia e grazie, mi raccomando, in bocca al lupo. Viva il lupo, grazie. Santi Francesi, grazie per essere stati con noi su Jukebox. Grazie a voi. Ciao. Ciao.